Oh, è tutto blu, è tutto così blu e sappiamo molto bene cosa vuol dire. Rondo è qui con un nuovo pezzo. Se voi invece volete vincere un disco a vostra scelta, beh, venite in live su Culo Viola, perché là con la sub c'è l'opportunità di portarvi a casa tramite un'estrazione un disco a vostra scelta, per l'appunto a vostro piacimento. Può essere il disco di Rondo, il disco di Madman, il disco di Leon Faun, Sirio di Lazza, di tutto quello che vi pare, quello che volete voi, non c'è limite. Chiaro, ovviamente si parla di CD, non di vinili, quanto meno per ora. Siamo a 40 sub, vedremo di andare sempre più su con i premi, ecco, man mano che andiamo su con le sub. Signori, New York, nuovo pezzo di Rondo, direi che andiamo con la intro e poi ce lo ascoltiamo, vai! Ciao gente, bentornati nel canale, qua è Dani, oggi siamo qui in questo nuovo video. Enema.com è ciò che fa per voi se state cercando videogiochi a prezzi scontati. Enema.com vi consente, tramite il link che trovate sotto nella descrizione, di accedere a tante offerte che potrebbero avvantaggiarvi negli acquisti di videogiochi, perché grazie ai loro sconti, che i quali ogni giorno vengono rinnovati, potete portarvi a casa diversi giochi, titoli nuovi o vecchi che siano, a prezzi scontati. Inoltre hanno anche le card PSN Italia, che potrebbero ulteriormente sollecitare il palato di chi gioca da PlayStation, visto che grazie a queste PSN Italia cards avete sconti su quelle che sono le carte regalo per PlayStation. Sono riuscito a creare la frase più o meno per questa cosa qui. Signori, welcome back, perché abbiamo Rondo, perché ho detto welcome back, non ho idea, ma abbiamo Rondo, ragazzuoli, con New York, un nuovo pezzo che sta andando abbastanza bene, vedo quasi 80.000 visualizzazioni e sono molto curioso perché vedo la Statua della Libertà con la bandiera italiana disegnata in viso. Vuol dire che lui rivendicherà il fatto che ha conquistato l'America. Let's go, Rondo! Sta partendo con anche io la prod, chiaramente. Kakaka! Bellissima! Anche io on beat! Rondo è tornato! Slide to the right, slide to the left! Bella! Molto disco! Voglio una bitch che viene dal gatto! Sei tutto lo snake! So dove sei nelle top house! La mia bitch prepara la pasta! Me coglioni! Se problemi uso la mia canna! Ok! Mi chiama Dada! E si sa! Indovina! È figa però! Prendo il tornato! Pa! Slide to the right! Slide to the left! Cazzo ha stile però in qualche modo, Mamma che beat! Sono ricco anche senza i tuoi stili, prendere il tuo blocco. Anche se non è il tuo blocco, non faccio missi. Le moto con i viali, non mi vedrai mai fallire. Lei, mi muovo different, c'è, butta la cima. Indovina, why? Dicche! Rondo è tornato, pensavo slide to the right, slide to the left. Le tue dica, le la sua best, ho abusato tutta la tua gap. I made a million with this. Drop. Me coglioni anche io. Bestia ladra. Ho caldo. Madonna, ma sapete che è davvero carina? In qualche modo... No, davvero, se ha 22 anni sono messo così c'è un problema. Vabbè che per carità ho appena mangiato un paninazzo bastardo all'Old Wild West, ma essere presi così è greve. Ragazzi, ma sapete che vi dico che mi è piaciuta parecchio, davvero? Cioè, c'ha fotta, c'ha stile. Poi per carità è un periodo dove sto ascoltando tanta musica un po' più frivola. Sto ascoltando il reggaeton, ragazzi, per farvi capire come sono messo in questo momento preciso della mia vita. Però in realtà è godibile. È molto godibile. E niente, questa canzone qui è davvero, davvero figa. Secondo me ha tanto stile. Ha uno stile molto, molto americano, effettivamente. Poi il ritornello credo sia super, super figo, con le sporche dove dice slide to the right, slide to the left. È molto, molto ballabile. Poi si fa tanto per un balletto di quelli drill che sanno fare i ragazzi Maranza, bene o male. Io ovviamente prima stavo facendo il coglione, non sono capace a fare quei balletti lì. Sarebbe molto divertente. Occhiolino. E qui io sto zitto, non vi dico altro.
dietro. Ragazzuoli, beh, Rondo torna così, l'abbiamo già sentito in un paio di featuring recenti, mi sembra, ma ora torna con un pezzo suo che probabilmente verrà contenuto in qualche progetto più grande, vedremo. Ovviamente è appena uscito quell'altro, è appena uscito il disco, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo. Però comunque mette di nuovo un sassolino lì in quello che è il suo mondo, e quindi torna con questo pezzaccio qui che devo dire molto molto carino, molto godibile. È un po' diverso magari dagli altri, forse sì, per alcune sfumature. Ovviamente rimane un po' sul suo, rimane sulla sua zona di comfort, rimane sulla drill pesante, la drill bella ballabile, bella marranzoide, però comunque ha fatto il suo, l'ha fatto bene, quindi questo era il panino, e quindi piace, diciamo, e ci può stare. Il testo è un solito testo suo, attacca un po' di gente, lancia un paio di frecciatine qua e là, un po' a muzzo, e colpisce un po' chiunque, insomma. Diciamo che non ha una mira precisa in questo caso qui, non ha un bersaglio ben definito, anche perché poi dice che lui non fa dissing, anche se, insomma, io non faccio dissing, io ti faccio male, non ti faccio i dissing. Ah, no, scusate, non faccio missing, io ti faccio male, non ti faccio i dissing. Lui va direttamente alle botte, ti piglia schiaffi. Vabbè, insomma, diciamo che ha detto bene o male le solite cose, però in modo diverso, con stile, quindi se riesci a fare questo vuol dire che l'hai fatto bene, sai farlo il tuo, quindi va bene. Rondo, bel pezzaccio, benché io con la produzione mostruoso come al solito. Prod che rimane sempre sui suoi classici standard, ma che però picchia come una cosa indecente e si fa apprezzare molto per quello che è, quindi molto bene, ne godiamo un po' tutti. Signori, non c'è tanto altro da dire, è venuta una reaction molto veloce, ma questo è quanto. Per chi è rimasto, ragazzi, domenica mi troverete a Bologna all'evento della notte degli Oscar. Mi troverete là a Bologna nei vari cinema che sono lì in centro, e poi eventualmente seguitemi su Instagram per tutti i dettagli del caso, insomma. E domani, quindi domenica per l'appunto, vi darò molte più informazioni riguardo quando sarò là, ed ecco, se c'è qualcuno ci si può beccare, sono molto volentieri. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi intrattenuto, di avervi fatto divertire un attimino, e io direi che ci becchiamo per l'appunto o a Bologna per chi c'è domani, o con un prossimo video, non so quando sinceramente, perché sarò impegnato appunto con i video dell'evento per qualche giorno. Però insomma, ci vediamo anche live su Twitch magari lunedì, insomma, su Instagram tutte le info del caso. Signori, statemi bene, bella.